Bene, il tema che suggerisco quest'anno, d'accordo poi con Mariano e con Giorgio, suona in questo modo, come avete visto dal programma, da Francesco d'Assisi a Papa Francesco. Poi il sottotitolo, Laudato si. Ecco, allora. Io pensavo in mattinata di parlare di Francesco, il Laudato Si' di Francesco d'Assisi, che è il cantico delle creature, perché il cantico delle creature, voi sapete, inizia, ecco, con Laudato, il centro del cantico delle creature è la lode all'Altissimo, la lode al Signore. Quindi ecco, la mattinata lo dedichiamo al cantico delle creature di Francesco. Il pomeriggio lo dedichiamo invece al Laudato Si' del Papa, che suppongo, non so, sapete, è la sua enciclica. Molti dicono ecologica, ecco. C'è il termine ecologia, però vedremo che è una ecologia particolare. Abbiate presente che il termine ecologia può significare molte cose, no? Tutti i termini possono significare molte cose, quindi la consapevolezza allora che è un'ecologia, ma un'ecologia particolare, cioè dire che nasce all'interno di una determinata prospettiva, che è quella biblica. Ma di questo ne parleremo oggi pomeriggio. Questi un po' sono i due nuclei tematici che vi propongo. Iniziamo allora, ecco, questa mattinata con Francesco d'Assisi, il Cantico delle Creature. Pensavo di muoverci secondo questo schema, se siete d'accordo. Abbiamo un'oretta e mezza, vero Giorgio, più o meno? Quindi un'oretta posso Sì, parlare, poi tranquillamente, secondo apriamo me. uno spazio dialogico, poi c'è la preghiera, vero, mi sembra. Vi leggerei, non so se voi conoscete il Cantico delle Creature, però proporrei di leggerlo proprio, no? Chi lo conosce lo risente, chi non lo conosce lo ascolta per la prima volta. È il testo, voi sapete, è il testo letterario, è il primo grande testo letterario italiano, figura nelle antologie, ecco. È straordinario. Ed è anche il primo testo eucologico, cioè dire di preghiera, in lingua volgare. Noi siamo abituati dopo il concilio, soprattutto voi giovani, a pregare in lingua italiana, ad andare in chiesa e ascoltare la liturgia in lingua italiana, ma dovete avere presente che fino al 1970, cioè fino al concilio, in chiesa si ascoltavano testi soltanto in latino. Io ricordo mio padre lo sforzo che faceva e come poi si reinventava il testo latino. Quindi sono anche molte barzellette su questo, no? Come le nostre mamme, le nostre nonne, non conoscendo la lingua latina, poi sbiascicavano e ricreavano, ecco, il testo latino. Francesco d'Assisi, una delle sue grandi novità, per cui rompe un'epoca storica e anticipa, ecco, quello che sarebbe avvenuto dopo il Vaticano II, che prega in lingua cosiddetta volgare, però volgare vuol dire del popolo, ecco, e compone una preghiera in lingua popolare, in lingua volgare. Dico, quando dico volgare, non nell'accezione nostra, oggi volgare ha un significato un po' offensivo, no? Invece di per sé vuol dire lingua del popolo. Ecco, quindi sono queste due caratteristiche, il cantico. Primo grande testo letterario, prima grande formulazione e prima preghiera in lingua volgare. Aggiungo un'ultima cosa, il testo viene collocato dagli storici tra il 1224 e 1225, quindi siamo 800 anni fa, capite?
e viene composto probabilmente a San Damiano oppure vicino Rieti, insomma, probabilmente. Poi non è importante, capite, che ci sia stato proprio un momento specifico e un luogo specifico. Francesco ha maturato in tutta la sua vita quella visione che vedremo è espressa nel cantico poi delle creature. Allora, 1224-25 a San Damiano oppure vicino Rieti, e aggiungo quest'altro elemento, compone questo straordinario canto quando Francesco è cieco, quasi cieco. E dice il Celano è uno dei biografi di Francesco, e lo compone non soltanto cieco, ma vive una terribile esperienza di sofferenza sia fisica e sia psicologica. Ecco, Francesco vive quasi una crisi esistenziale, questo ci conforta perché noi pensiamo che i santi, no? Si beati loro perché sono santi, no? I santi vivono tutte le nostre crisi, cari amici, tutte quante, insomma, sono nostri fratelli, soprattutto per questo, quindi vive questa grande crisi. Ed è sorprendente che proprio quando Francesco non vede più la bellezza del mondo, delle cose, del creato, è sorprendente che canta la bellezza del creato. Questo è uno di quei paradossi, no? Che forse lo possiamo capire anche dal punto di vista nostro personale. Credo che ognuno di noi ha l'esperienza, che consiste nel fatto che quando una cosa ci manca, noi soprattutto ne scopriamo la bellezza e l'importanza. Non so se voi immaginate se io mi alzassi una mattina e non potessi fare questo movimento. Io in quel momento cosa scoprirei? Che questo movimento è un miracolo, è vero? Ma lo scopriamo probabilmente quando ci viene a mancare, quando ci è sottratto. Questo è non chiedetemi perché c'è questo meccanismo. Forse, ecco, una soluzione sarebbe rendersi conto del miracolo che noi siamo prima che quella determinata realtà ci venga sottratta o ci venga ridotta. Quindi già sarebbe un processo anche di crescita questo, no? Ecco, educarci alla consapevolezza del miracolo che noi siamo. Francesco lo scopre, ripeto, in questo momento. C'è la sofferenza fisica, addirittura il Celano dice che viveva anche a San Damiano, non è che aveva una casa bella come questa di Giorgio, di Marianne, questa oasi, no? C'erano i topi addirittura, i topi gli saltavano anche così sul tavolino che c'aveva, no? Per dire, ecco, anche il disagio contestuale, ecco, che si soffre anche i poveri, a volte quando leggiamo vivono nelle catapecchie, e ci sono i topi, cioè, capite, no? Ecco, quindi il contesto è un contesto quasi di degrado, ecco. Forse il Celano può anche esagerare, insomma, c'è una dimensione agiografica del Celano, però ecco, il contesto è questa, una sofferenza. Ecco, e qui dentro la sofferenza esplode questo straordinario cantico che è bellissimo dal punto di vista, ripeto, letterario e orazionale, e ecologico. Quindi, allora, vi leggerò il testo, poi seconda cosa farò una riflessione un po' sul linguaggio del cantico delle creature. Ecco. E la terza cosa, la visione del mondo che sottostà al cantico delle creature, cioè dire l'antropologia, la teologia ed è anche la politica. Non vi sorprende perché ogni grande testo, cari amici, no? Suppone o rimanda, traduce una concezione che è insieme antropologica, teologica e politica.
Ecco. Panikkar aveva coniato un termine, so chi di voi conosce un pochino questo autore, no? Geniale, ecco, il termine di cosmoteantrica, la visione cosmoteantrica, dove c'è cosmo, c'è Teos, Dio, e c'è Anthropos. Ma tutte le grandi sapienze sono sempre cosmoteantriche. Ecco. Poi ogni sapienza, ogni religione articola in un modo, diciamo, particolare questi tre poli, ma questi tre poli, Dio, uomo, mondo, sono indissociabili. Sono indissociabili. Ecco, no. Parlare di Dio vuol dire parlare del mondo e dell'uomo, come parlare dell'uomo vuol dire parlare dell'uomo in rapporto al mondo e ad una trascendenza, e così di seguito. E il mondo, ripeto, è la dimensione poi politica, dove sono l'insieme degli umani che devono convivere e devono darsi delle regole per convivere nel modo più conforme alla volontà di Dio o degli dèi nelle altre religioni. E qua la terza cosa sulla visione, la chiamo la visione sottostante al cantico delle creature. E poi l'ultima cosa, cosa che voglio condividere con voi, è la custodia del creato alla luce, ecco, del cantico delle creature, alla luce del linguaggio e dell'antropologia, teologia e politica del cantico delle creature. Beh, allora iniziamo subito con la lettura. Ecco, mi alzo in piedi perché così ho bisogno di un pochino più di respiro. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, etonne benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano, et nullo homo enne digno temento vare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorno et allumini noi per lui, etellu e bellu et radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora, luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato, sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, etello, e bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra matre terra,
terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore et sostengo infirmitate et tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cad a te altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troveranno le tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate et servite lì con grande umilità. Dal codice 338 della Biblioteca Comunale di Assisi, perché ci sono diversi codici, quindi questo è il codice di Assisi, sono delle piccole sfumature, ma il testo è identico qui in tutti i codici. Bene, questo è il testo. Il linguaggio. Ecco, se voi notate una preghiera, perché Francesco sta parlando con il Signore, quindi è un testo eucologico. Quando dico eucologico intendo preghiera, che è quel genere letterario che noi chiamiamo preghiera. Questo è importante perché, sai, ci dà la chiave di lettura del Cantico delle Creature, anche in che senso Francesco allora può essere definito un ecologista, no? Cos'è la preghiera? La preghiera è sostare alla presenza di un tu che è il tuo divino. Può essere chiamato Dio, l'Eterno, l'Altissimo, ma è collocarsi, percepirsi alla presenza dell'alterità divina, chiamata con il tu. Quindi è una dimensione dialogica la preghiera, il dialogo con l'Eterno. Stare alla presenza del tu divino, collocarsi alla presenza di Dio, non vuol dire uscire dal mondo, per Francesco e per la Bibbia, non vuol dire fuggire dal mondo per collocarsi o per unirsi, per essere in comunione misticamente con Dio. Mettersi alla presenza di Dio vuol dire mettersi alla presenza di un Dio che ti svela il senso profondo del mondo e il senso profondo tuo nell'essere nel mondo. Questo è un passaggio importante per Francesco e per la Bibbia. Cioè, pregare non vuol dire fuoriuscire dal mondo o dagli altri o da se stessi, isolarsi quindi, ma vuol dire avere quella luce che ti dischiude, che ti apre il senso profondo del mondo. Parlare con Dio, questa è la preghiera, vuol dire scoprire il senso del tuo abitare nel mondo, del tuo essere,
uomo, donna, ragazzo, del tuo soffrire, del tuo patire. Cioè il tu divino, voi capite? È una luce. Per questo ecco la prima creatura che Francesco convoca per lodare Dio è il sole, che è luce. Ma il sole, cari amici, non è oggetto di visione. Guardate, la luce è ciò che rende possibile la visione. Noi non possiamo contemplare il sole, certo, quando tramonta e quando sorge, ma a mezzogiorno il sole non si guarda, ma il sole è ciò che rende possibile vedere. Quando appunto sorge il sole, tu configuri il volto di Aristide, io vedo appunto, riesco a vedere il sorriso di mio figlio, di una ragazza, vedo questi libri, se non ci fosse il sole non potrei vedere. Quindi pregare, questo mi sembra molto importante e molto bello, pregare è entrare in quella dimensione esistenziale dove noi cominciamo a capire il mondo è quel guazzabuglio che noi siamo di memoria manzoniana. Voi sapete, Manzoni diceva, no? Il guazzabuglio del cuore umano. E poi Freud diceva il caos, no? Il caos, no? Ricœur lo chiama l'involontario, un Ricœur più rigoroso, quindi. Siamo un guazzabuglio, Ma la storia è un guazzabuglio, Cioè, noi lo siamo perché poi l'insieme dei guazzabugli formano il macro guazzabuglio, poi c'è la crisi che ugualmente, ma pensate oggi poi con tutto quello che accade. Ecco, la preghiera, capite, non è, dice io, ecco, un'oasi, nel senso l'oasi che ci porta fuori dal guazzabuglio, ma la preghiera è trovare, ecco, quella luce che ti comincia ad orientare nel tuo guazzabuglio personale, in quello familiare, in quello collettivo, in quello politico. È un percorso che si apre, ecco. E Francesco allora, ecco, scopre la bellezza del creato proprio pregando, questo è interessante, no? E proprio perché è collocato alla presenza di Dio, quel Dio di fronte a cui, ecco, lui si colloca, quel Dio gli dischiude la straordinaria bellezza del creato, proprio in quel momento in cui i suoi occhi non lo vedono più. Perché appunto c'è un occhio che è un vedere di superficie e c'è un occhio che invece vede al di là della superficie. Questo ci dice anche perché c'è un vedere di superficie e c'è un vedere invece, ecco, anche Isaia dice, no? C'è un vedere che è un non vedere, c'è un non vedere che è anche un vedere. Penso, ognuno di voi forse ha conosciuto dei ciechi che hanno una capacità di gustare le cose, ecco, che spesso noi che vediamo non abbiamo. Io ne ho incontrato uno in modo particolare che ancora, ecco, mi sorprende. E quando sono un pochino tentato di deprimermi, penso sempre a lui, ecco, che è Wolfgang, che si trova lì, abita vicino alla Romena, ecco. Ecco, questo allora è il genere letterario. Okay? E che cosa scopre Francesco alla presenza, allora, ecco, di Dio? Francesco scopre il mondo abitato da un qualcosa che gli suscita lo stupore e la meraviglia. Scopre lo stupore di fronte al mondo, la meraviglia dell'esistere delle cose. Ed esprime questa scoperta di uno stupore attraverso il linguaggio della lode, perché la lode che cos'è? La traduzione linguistica della meraviglia e dello stupore. Lo stupore di per sé è prelinguistico. Noi possiamo esprimere lo stupore spesso,
Tanto, insomma, mai capitato, vedete un panorama? Cioè, bellissimo, non ve l'aspettavate, no? Vi sorprende. Ecco, qualcosa che trascende la vostra immaginazione e la vostra intelligenza, questo è lo stupore. Ecco, essere stupefatti, ecco, stupefatti, che rimanda al termine stupido, stupefatto, no? Cioè, tu sei, è come tu rimani senza parole. Questa è la reazione. Ecco, e poi. Lo stupore va tradotto, certo, a volte il linguaggio elementare è che bello, non me l'aspettavo. Ecco, ma l'articolazione dello stupore è la lode e Francesco appunto compone un cantico di lode, cantico delle creature. Ecco, dove Francesco convoca delle creature, convoca a lodare il Signore. A lodare il Signore. E quali sono le creature che Francesco convoca a lodare il Signore? È sorprendente che Francesco non parla di animali, avete notato? Non c'è la presenza di animali in Francesco. Mentre nel Salmo 148, che Francesco conosceva, ecco, il salmista convoca chiamano a lodare il Signore, sole, terra, luna, e Francesco, e poi ci sono anche i mostri marini, per esempio, i mostri marini, anche i serpenti, non so. Francesco no, molte si interrogano perché, insomma, c'è l'assenza del regno animale, ecco, forse perché nel regno animale c'è una forma di violenza, chissà, no? Il regno animale dice morso tua vita mea, questa è la legge della natura. Però Francesco si limita, oppure è presente in modo indiretto, che quando Francesco loda per sora madre terra, nella terra poi ecco, ci sono tutti gli enti. Ecco. La cosa interessante però, Francesco usa un linguaggio quando convoca gli esistenti, che non è né non usa le parole cose, per esempio. Ti ringraziano per una cosa, non c'è il termine cosa, non c'è il termine oggetto, neppure c'è il termine filosofico gli enti, è come direbbe Aristotele, no? Che è un cane, il cane è un ente che partecipa poi dell'ente. Francesco usa un termine rigorosamente biblico, che è il termine creatura, le creature. Che sono appunto, Francesco legge il mondo all'interno del grande racconto biblico della creazione, dove c'è un creatore, sono delle creature, ecco, e c'è il legame peculiare che si istituisce tra il creatore da una parte e la creatura dall'altro. E dove la creatura è convocata e chiamata appunto a lodare il creatore. Vedete, è una struttura rigorosamente teologica e biblica, e non è quindi ecologica, nel senso il rapporto io, ecco, è la cosa che parte della totalità. Ecco, la totalità che è la grande categoria, la grande lettura della filosofia greca. Quindi il contesto è quello del creazionale. Creature, creatore, creato. Sono questi i linguaggi. E poi c'è quel per, vedete? Quel per, laudato si per. Quel per, ecco, che valore ha? Che valore ha? Nella lingua italiana il per può significare a causa, vero, no? Ecco, motivazionale. Ecco, e sicuramente c'è questo, ti lodo Signore perché tu sei colui che ha fatto sì che ci sia il sole. Quindi è la ragione della lode. Però ecco, non è una ragione strumentale. Infatti ho visto alcuni autori che vorrebbero escludere questa dimensione perché direbbero che in questo modo Francesco si concentrerebbe sulle creature piuttosto che sul creatore. Ecco, io direi che il per ha un valore rivelativo, che il per ha un valore semantico, cioè dire il per, la creatura ti rivela
Che cosa? Certo, il creatore, ma che cosa ti rivela del creatore? La sua tenerezza e il suo amore per te. Questo è il punto, no? Certo, non soltanto la bellezza, ma la sua bontà, la sua bontà. E questo poi lo vedremo, ecco, come Francesco parla del creatore, altissimo, onnipotente, ma poi aggiunge bontà. Signore, che è la definizione dell'Altissimo e dell'Onnipotente. Buono che vuol dire buono, ma buono non nel senso oggettivo, come quella mela è buona, ma buona come nel senso che mi vuole bene, come quando diciamo quella persona con me è stata buona, è l'unica persona buona che ho incontrato nella mia vita e che mi ha salvato. Perché lì buono non è il buono utilitaristico, è il buono della bontà, ecco, della benevolenza. Ed è quello che, ecco, Francesco come definisce il creatore, capite? Che il creato, le cose, ma lui non usa cose, le creature sono la trascrizione, l'incarnazione, la visibilizzazione di un Dio che è altissimo, che è onnipotente, ma la cui altitudine e la cui onnipotenza consiste nel suo essere bontà. Sapete, noi siamo ossessionati dalla cultura occidentale con l'onnipotenza, no? Ecco, e noi abbiamo anche definito Dio come il Dio onnipotente. E diciamo anche nel credo, capite? Creatore e Signore del cielo e della terra. Ma è un peccato che nel credo che noi recitiamo non c'è mai detto che quel Dio onnipotente creatore è un Dio che ci vuole bene. E che allora lui è onnipotente ed è altissimo non nel fatto che può tutto, ma nel fatto che ci vuole bene. C'è proprio una colletta bellissima che io amo citare, della liturgia romana, che dice: O Dio, che sei onnipotente, parcendo et miserando. Sei onnipotente nel perdonare e nel misericordiare, tradurrebbe Papa Bergoglio, cioè nell'essere misericordioso. È l'onnipotenza, capite, della mamma che riesce ad amare il figlio che prende una strada, il figlio che anche, mettiamo, ha commesso un reato grave. Certo che è onnipotente, ma voi capite che non è l'onnipotenza della forza, è l'onnipotenza, come la possiamo chiamare? Della misericordia, della bontà, della capacità di portare l'altro quando l'altro è altro da te, lontano da te e anche contro te. Che onnipotenza! La nostra onnipotenza invece, tu mi fai un torto, io sono più forte di te, no? E mi invento la bomba atomica per dominarti, oppure ti sparo, no? L'onnipotenza dei miti. L'onnipotenza dei misericordiosi, pensate alle beatitudini, no? Chi vive le beatitudini è un forte oppure un debole? Spesso si dice, no? Che dice, ecco, fai la figura del fesso, uno che riesce a perdonare. È un folle, però afferma, capite? Ci vuole un coraggio più. Ancora più coraggio di chi invece risponde con la stessa moneta, ecco, almeno, quindi è la follia della bontà, ecco, la follia della croce, dirà Paolo. Ecco. Questo è il creatore. E le creature sono il luogo che ti rivelano, che ti svelano di questo Dio, che è un Dio folle, allora, ecco, altissimo, onnipotente, buon Signore. Aggiungo un altro elemento il numero delle creature che Francesco convoca a lodare l'Eterno. Sono 10 creature che sono realtà, vi dicevo, sono delle creature celesti,
sole, luna e stelle, creature celesti. Poi ci sono delle creature sublunari, che è l'aria, il vento, aria, le stagioni, sublunari. E poi ci sono delle creature invece terrestri, appunto, che sono il fuoco, l'acqua. Ecco, e sono 10. Ecco, adesso dico. E poi vedremo come Francesco di ogni creatura celeste, sublunare, terrestre, come li descrive, con quale tratto caratteristico. Ecco. Poi ci sono due coristi che intervengono, che sono due coristi paradossali, che sembrano anche rompere con la logica del cantico delle creature. C'è l'uomo, dove appunto Francesco loda l'Eterno anche per l'uomo. Però l'uomo, questo che sorprende, non l'uomo per esempio intelligente, che generalmente noi diremmo: no, ti ringrazio, ti lodo, laudato sì, mio Signore, perché ci ha dato Einstein. No, Francesco no. Non è che Francesco non accettasse una massa di intelligenza di un Einstein, no? Però nel cantico non c'è, non c'è. L'uomo in quanto dotato di logos. Poi nelle fonti francescane, voi sapete, Francesco anche ci aveva con gli intellettuali. Non voleva che i frati studiassero, esagerava, insomma, forse perché temeva poi che che le università, non voleva che studiassero i frati, li esagerava probabilmente, no? Perché vedeva il rischio di una ibris, di una superbia che li allontanasse poi ecco, dal vissuto con gli altri, con il mondo. Neppure c'è. Loda l'uomo in quanto dotato di dominio, il dominio. Niente. Loda l'uomo in quanto capace di perdonare, che perdonano per lo tuo amore. Dove il divino per Francesco e per la Bibbia si rende visibile, certamente nell'uomo che è immagine e somiglianza di Dio. Ma non è l'uomo dominatore, non è l'uomo colto, non è l'uomo della cultura, delle biblioteche, ma è l'uomo che è capace di perdonare per lo tuo amore. E non solo, puoi aggiungere, porta tribù infermitate e tribù la. Questo mi colpisce molto, amici, non so, ci potremmo poi discutere insieme perché questo. Ripeto, non perché Francesco negasse la grandezza della razionalità e la grandezza della cultura, ma nella razionalità, nella cultura garantiscono di per sé la pienezza dell'umano. E la riuscita delle relazioni umane. È vero questo? Si può essere colti e anche malvagi. Non dimentichiamo che il nazismo, la Shoah, è fiorita al centro dell'Europa dove aveva il più alto sviluppo di razionalità. Era la fucina dell'intelligenza. Questa cosa lo dice anche Todorov, no? Non è la cultura che garantisce. Chi garantisce la fioritura dell'umano? Ecco, coloro che sono capaci di essere miti, di perdonare, e coloro che, perdonando, sono capaci di portare infirmitate e tribolazione. Ecco, adesso vi sto parlando, non so se voi conoscete sorella Maria, quella donna che è vissuta a Campello, in Umbria, e che si è messa in contatto con le più grandi figure del Novecento, da Gandhi, Schweitzer.
Buonaiuti, perché nelle sue testimonianze, nelle sue, dice sempre soffrire pazientemente, il segreto dell'umano. Lei diceva soffrire, no, soffrire silenziosamente. Insomma, non ricordo bene, perché quando lo diceva mia moglie diceva, ma no, non bisogna soffrire silenziosamente, bisogna anche esprimere il dolore. Ed è vero, c'è un momento dove ognuno di noi deve gridare il proprio dolore, soprattutto, ecco, per aprirsi, confidarsi. Ecco, se io parlo con Giorgio, ecco, c'ho un dolore, è un amico, glielo esprimo. Ma se io ho il dirimpettaio che si comporta in un certo modo, io ho una persona con cui sto, che si, io devo portare, ecco, non è che io posso dire tu mi fai soffrire, capite? No, io ti voglio bene, poi è il ti voglio bene che mi può aiutare, ecco, come possiamo sbloccare la relazione, capite? Che se tu dici a una persona tu mi fai soffrire, vuol dire che tutta la relazione già secondo me si è interrotta, vedete? Quindi soffrire silenziosamente, è quello che Francesco dice qui, perché qui c'è il segreto della rifioritura dell'umano. Nelle beatitudini Gesù lo dice beati i miti, la mitezza è la capacità di rimanere in relazione con l'altro senza rompere la qualità della relazione. Ma questo comporta, appunto, ecco, la mitezza è lasciare essere l'altro nella sua alterità. Ciò ti fa soffrire, certo, che l'altro può contraddire il tuo desiderio, la tua, allora, ti porti. Ecco, dicevo lì a 9 che nell'inno alla carità Paolo dice che l'agape, l'amore gratuito, ecco, l'agape è l'amore gratuito, ecco, tutto sopporta, traducono le Bibbie. Il termine originale è subtenet, che è molto più bello, no? Tutto sostiene, tiene, ecco, subtenet. Io amo tradurre, anche giocando un pochino con le parole, che l'amore tutto porta, tutto supporta, come il papà che porta sulle spalle il bambino, no? E tutto poi sopporta, nell'accezione anche, diciamo, qui psicologica, no? Che portarti un peso sulle spalle, soprattutto se il bambino è cresciuto e pesa 10 kg, è chiaro che esigi anche allora, sopporto, devo sopportare, no? Ma perché, ecco, l'altro ti importa. E qui raccontavo una battuta, no? Una persona che voi conoscete, Amos Luzzatto, che appunto l'ho incontrato tempo fa a Camaldoli, e mi ha detto, dice, come stai, Carmine? Dico, ma sai, dico, Amos abbastanza bene, perché l'Eterno mi porta, supporta e sopporta. Questa è una delle mie battute, no? Lui mi guarda un po' con il suo bastone, poi con il dito mi fa, sì, perché gli importi. Ed è bellissimo, no? Qui c'è tutta la teologia biblica, guardate, che Dio è un Dio che ci porta, ci supporta, ci sopporta, anche nell'accezione. Ma perché? Perché gli importiamo, nel senso che gli vogliamo, ci vuole bene, pazzamente bene, quello che ricorda Papa Bergoglio, no? La misericordia di è questa, E se uno si sente davvero amato, no? Accettato così com'è, è qui che esplode il cantico poi delle creature. Ecco, quindi ripeto, c'è questo personaggio che Francesco loda l'Eterno, convoca a lodare l'Eterno per l'uomo, ma per l'uomo, ecco, che in quanto
perdona e porta tribolazione. Bello di tribolare, no? Tribolare. E poi c'è l'altro corista che è la morte, avete notato? Laudato simi signore per sora, sorella, la morte. Questo è Cacciari, dice il filosofo qui vicino a voi, no? Che non esiste nessun testo che lui conosca, e anch'io non conosco, e nessuna persona che nella storia abbia osato lodare l'Eterno perché ci ha fatto dono della morte e che chiama sorella. È come se qui Francesco superasse anche Paolo, perché mentre Paolo nelle sue lettere dice che la morte è nemica dell'uomo, e qui Francesco la chiama sorella. E bisogna lodare Dio perché appunto è una cosa buona, che sei una sorella, capito? È il limite ordinatore la morte, è un limite ordinatore. È un mettersi da parte per fare essere gli altri. Ecco, nell'ebraismo c'è questa categoria, no? Che Dio per fare essere noi ha dovuto mettersi da parte, ha dovuto mettere da parte se stesso. È la teoria dello tzimtzum, se qualcuno di voi conosce questo linguaggio, no? Cioè, ecco, per fare essere l'altro. Bisogna mettere, se qui entrasse adesso una persona, ecco, io devo ritirare, ecco, aggiungi un posto a tavola e ritirai lo spazio. Ecco. E io dico scherzando che poiché per noi è difficile mettersi da parte, l'Eterno ha inventato la morte. Così ci possono essere sempre volti nuovi, bambini nuovi, le generazioni nuove, no? Ecco. Ma qui la morte è un limite ordinatore. È un limite ordinatore. Certo, la morte poi è anche luogo di sofferenza, ma allora ecco, ritrovare la dimensione. Francesco loda l'Eterno per sora nostra morte corporale. E aggiungo qualche cosa sulla descrizione di Francesco delle creature, mi limito così a qualche accenno, per esempio il sole. Ecco, viene descritto come quella creatura che iorna, cioè dire ci fa dono del giorno. Ecco, iornare vuol dire ci introduce nella dimensione, ecco, del giorno. Tu puoi rivedere le cose, il passaggio dalla notte che è simbolo. Ecco, simbolo di oscurità, che la notte in tutte le culture è simbolo di negatività, no? Ecco. Invece questo passaggio dalla morte alla vita, per così dire, ecco, la notte, il dormire come una morte e poi il giorno come una risurrezione. E poi lo descrive, etello e bellu, et radiante con grande splendore. De te altissimo porta significazione. Ecco, il sole è per eccellenza la traccia, la significazione, il signum, il sacramentum di Dio. Per quella ragione che vi dicevo, che Dio, il sole, non è l'oggetto della visione, ma è ciò che rende possibile la vera visione. E la luna e le stelle vengono presentate, ecco, in cielo hai formate clarite et preziose et belle. Ecco, clarite. Qui clarite, sapete, la luna si può guardarla, quindi è una luce soffusa, pacata, no? Il sole invece non lo puoi guardare. Preziose e belle. Il vento, l'aria, le nubi e le stagioni vengono presentate in questa prospettiva, quelle creature attraverso le quali dai sostentamento, sono la fonte dell'esistenza, l'aria, l'acqua, su cui insiste anche il Papa, no?
le fonti dell'esistenza. L'acqua è utile, umile, preziosa et casta. Umile, umile perché la usiamo tutti, no? Per lavarti i bagni, umile proprio, no? Ecco. Preziosa. Di tempi, sì. Non è più casta ormai. Ormai, sì, sì, certo. Per questo c'è l'insignia del Papa, no? Che è il secondo elemento che il Papa pone come sì, nel degrado l'acqua insieme all'aria, no? E l'acqua è poi la cosa più, non è più cara, però preziosa, talmente vero. Voi sapete, molti dicono che la guerra del futuro e il petrolio del futuro sarà l'acqua preziosa. Più dell'oro, infatti è interessante che oggi l'oro, il vero petrolio sarà l'acqua, perché è la fonte della vita. E poi il fuoco è che viene presentato come bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Iocundo, credo perché ti dà allegria il fuoco, è vero Giorgio? Allegria, iocundo, bello iocundo. Quando facciamo il falò a San Martino qua, no? E sono i bambini, proprio la gioia esplode. Pensi, iocundo. Poi è bello il termine iocundos, che non è, sì, gioia, allegria, ti dà proprio iocundo, insomma, intraducibile, io credo, no? È robustoso, il fuoco robustoso, che è creativo Francesco, no? Robustoso, è forte, no? La terra invece, ecco, forse qui sono anche gli animali, che ci sostenta, e poi dice, te governa, guardate, anche qui, no? Non è la terra soltanto fonte di sostentamento, ma è anche ci governa, c'è un limite. Contro la ibris, contro il dominio scriteriato, questo pone problemi, sapete, sulle modificazioni transgeniche, genetiche, su cui il Papa ha molte pagine su questo, no? Però ci governa la terra, ci pone dei limiti ordinatori, le stagioni per esempio, certamente, ecco, perché senza limiti ordinatori si impazzisce. Quindi la terra ti nutre, ma anche ti dà dei limiti da rispettare, entro cui tu puoi, ecco, puoi vivere, puoi realizzare te stesso e l'umanità può realizzare se stessa. E produce diversi frutti coloriti, e produce frutti e coloriti fiori e erba. Ecco, la frutta, i fiori, quando siete entrati, se voi vedete i fiori anche qui a Val di Molino, no? E erba, erba. E poi ecco, c'è quelli che perdonano, vi ho detto, e la morte. E la conclusione è appunto di laudate, et benedicete, mi Signore, et ringraziate, et serviteli con grande umilità. Il cantico si apre altissimo, onnipotente, buon Signore, si conclude con umilitate. Cosa c'è questo? Ecco. L'altezza di Dio per la sua bontà corrisponde, ecco, il servizio dell'uomo nella massima umilitate, dove l'umiltà, cari amici, non è un atteggiamento negativo e umiliante. Humilitas rimanda ad humus. Humus è la terra. E la terra è il luogo da cui noi proveniamo, è il luogo che ci sostiene e che noi dobbiamo accogliere, ringraziando appunto l'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. Quindi l'umiltà è l'autocoscienza antropologica della verità dell'uomo.
Quindi è la verità dell'uomo, che siamo, proveniamo dalla terra, abbiamo bisogno della terra. La terra è il luogo dove Dio ci ha fatto tutti i suoi doni giorno per giorno. Noi lodarlo, ecco, con umilità, vuol dire con verità. Noi, servendo il Signore, ringraziandolo con umilità, noi esprimiamo la nostra vera umanità. Quindi l'umiltà non è un atteggiamento negativo, capite, no? Di mi umilio di fronte a te, ecco. I termini poi cambiano con i tempi, ma dobbiamo recuperare il significato originario. L'umiltà è la verità dell'uomo di fronte all'amore, di fronte a Dio che ha a cuore il tuo destino, la tua biografia, la tua storia, le tue ferite. Ecco, prenderne atto e dire ti ringrazio, questa è la tua verità. E in questo modo noi serviamo il Signore. E passo al terzo punto, sulla antropologia, la teologia e la politica del cantico delle creature. Cioè, se noi ci chiedessimo qual è la visione del mondo che sottostà a questa che sottostà a questo cantico delle creature. Lo direi con questi termini. Il primo termine è una visione del mondo caratterizzata dalla benedizione. Laudate, lodate, la lode, no? Ecco, il termine, la lode è sinonimo del termine benedire. Per Francesco l'uomo deve abitare il mondo con il cuore benedicente, del dire bene. Noi umani spesso ci malediciamo, no? Per tanti motivi, le sofferenze che abbiamo, per tutti i guazzabugli che ci sono. Ecco, il cantico delle creature invece suppone un uomo abitatore del mondo che dice bene. Termine benedizione, recuperatelo nella sua accezione originaria, del dire bene. Quindi liberandoci dalle accezioni ambigue del benedire gli oggetti, per esempio. Noi siamo figli di una cultura popolare dove si benedicono gli animali, si benedicono le macchine, non so se anche voi lo fate qui nel Veneto, no? Vi ricordate, si benedicevano i maiali, no? Questa è una pratica ambigua. Invece no, bene devo dire bene. Francesco dice bene del proprio Signore, ma perché? Perché Dio fa dono delle creature che sono segno del fatto che Lui ti vuole bene. E tu lo puoi dire bene per questo. E devi fare del bene come Lui fa del bene. Quindi è un termine ricchissimo, nella Bibbia è sinonimo di creazione. Dio crea dicendo bene dell'uomo, che gli vuole bene, gli dona tutto ciò che è necessario, e l'uomo deve ritrascrivere con la benedizione di Dio. La famosa betta del Bereshit. Sì, gli ebrei sono storie che non finiscono mai, molto affascinanti, no? Ecco, su qui presuppongono... Ecco, questo allora, ecco, capite, è dire bene di Dio perché tu sei amato da Dio che ti dai bene. Ma voi immaginate, amici, se tu bevi un bicchiere d'acqua, quel bicchiere d'acqua, immaginate, fate il romanziere questa mattina, immaginate che potesse parlare quel bicchiere d'acqua. Poi quando, ecco, berremo un bicchiere di vino, ecco, mangeremo, ecco, se potesse parlare, ecco, cosa vi direbbe? Ecco, vi direbbe, ecco, farebbe la sua storia. Io vengo dai campi, dai campi forse della Sicilia. Sei un pomodoro, no? Sei un bicchiere di vino, quella vigna è stata piantata, quel grappolo è stato tagliato da un indiano che ha lavorato 18 ore e pagavo, ecco, ed era pagato 2 euro all'ora. Ma quella vigna è stato seminato, ecco, l'ha voluto
Dio. Perché? Perché vuole la tua gioia, perché tu possa rallegrarti con il vino. È il tuo Signore che si è servito però poi degli altri, ecco, di coloro, ecco, che con Dio ha concreato e ha fatto sì che questa coppa di vino oggi ti potesse rallegrare. Se potesse parlare, Francesco direbbe questo. Questo direbbe. E questo vuol dire benedire. Tu devi cogliere nelle cose. È un po' la logica del dono. Il dono, voi avete qualche dono tra di voi. Ecco, il dono parla ontologicamente dell'attenzione, dell'amore di quella persona che vi ha fatto quel dono. Ecco, questo è lo sguardo di Francesco, questa è la benedizione, guardate. Cantico delle creature crea, istituisce una visione del mondo il cui fondamento è il dire bene. Noi di Dio perché ha detto bene di noi e ognuno di noi nei confronti altrui. Credo che la cosa più bella e più grande che una persona potrebbe dire di noi, o che noi possiamo dire, ho incontrato una persona che da cui mi sono sentito benedetto e che non mi ha maledetto. Non so se voi conoscete Sacks, questo grande genetista che è morto, questo scrittore, questo grande scienziato, Sacks, che ha scritto anche L'uomo che scambiò sua moglie per cappello, per un cappello, è morto credo un mese fa circa, e ha raccontato, ha sofferto molto un uomo, e ha fatto l'outing, come oggi si dice, no? Dove è nata tutta la sua sofferenza profonda. Ha raccontato che a 18 anni lui si scopre omosessuale, non ha il coraggio, ecco, alla fine ha il coraggio di parlarne con il papà. Ecco, dice papà, ecco. E il papà dice, non dirlo a tua madre. Lui, ecco, però, non riesce a non dirlo alla madre, lo dice alla madre. Lui è un ebreo, i genitori erano ebrei, ebrei anche ortodossi, molto rigorosi, fondamentalisti. La madre, appena sente questa notizia, gli dice, tu sei un abominio, come dice il libro della Bibbia, versetto tal dei tali, perché l'omosessuale è un abominio. Sacks dice appunto, lì ho odiato ogni religione, perché è una religione che pronuncia una maledizione di abominio su un essere umano, non può essere una religione. Ecco, lì è nata poi tutta la sua, il suo travaglio, ma anche la sua grandezza, perché poi questo autore dentro le nostre contraddizioni fioriscono poi le nostre grandi anche umanizzazioni, cari amici. Quindi, però ecco, lo dico che allora che ognuno di noi possa dire ho incontrato una persona da cui, che per me è stata una benedizione, e che io possa, ecco, vivere in modo di essere una benedizione per qualche altro che incontro. Ecco. E primo, l'antropologia della benedizione. Secondo tratto, l'antropologia della giustizia. Qual è il legame, amici, tra benedizione e giustizia? Se Francesco non usa le cose, vi ho detto, usa il termine creatura. Se il pane è il segno dell'amore di Dio ed è un dono, così l'acqua, l'aria, la terra, ma il dono non è fatto a carmine di sante in quanto singolarità, non è fatto, siamo ai Veneti in quanto regione italiana, non è fatto all'Italia, non è fatto agli europei, è fatto al mondo. Ma se tutte le creature del mondo, tutti gli esistenti, tutte le cose del mondo sono un dono, questo vuol dire che allora le cose del mondo devono essere, uso il termine, condivise. Il termine biblico per dire la logica della condivisione è il termine giustizia.
che è l'asse centrale dell'Antico Testamento, di tutto l'ebraismo, di tutte le scritture. La giustizia è appunto è quell'atteggiamento che consiste nel fatto che l'altro che io incontro è uno come me che ha diritto alle stesse cose che desidero io. Il grande principio della regola aurea, no? Ecco, quello che vorresti, che desidereresti, che gli altri ti facciano, se io non mangio, cosa desidererei? Mangiare. Se io non ho la possibilità di andare all'università perché non ho i soldi, o non ce l'ho per il mio figlio, cosa desidererei? Potere, avere dei soldi per poter mandare mio figlio all'università. Se io volessi studiare, no, musica, e non ciò che so perché non conosco nessuno, io desidererei. E allora Gesù dice, l'Evangelo dice, tu non eliminare questo desiderio, convertilo facendolo per l'altro, che è una potenza. Questa è l'essenza della giustizia, cari amici, che è il presupposto per la, come uguaglianza, per la giustizia poi anche distributiva, commutativa, eccetera, eccetera. Il tema della giustizia è molto complicato, ma la Bibbia da questa accezione è tutto. L'essere giusti vuol dire agire in modo che l'altro non è soltanto un mezzo per i tuoi desideri, per le tue realizzazioni, l'altro è uno come te, come te. E devi volere per l'altro quello che vorresti per te, questo. È chiaro poi il passaggio, amici, da questo, no? E oggi il grande dramma, capite, è l'ingiustizia, è l'abisso delle diseguaglianze. Aumenta la forbice tra ricchi e poveri, questo è lo sconvolgimento. Allora, il cantico delle creature, ecco, presuppone l'ordo della giustizia. E qui siamo al di là dell'ecologia, capite? Che io potrei avere anche una bella villa in mezzo al bosco, potrei proteggermi anche dai rifiuti, possiamo fare chi è ricco, come fanno i ricchi, no? Ma questa ci chiama l'ecologia. Ma se tu neghi la giustizia, un'ecologia senza giustizia è una ennesima forma di soprusa e di violenza, lo dico così. E vedremo che l'enciclica del Papa su questo, ecco, e aggiungo altri due elementi e poi mi avvio alla conclusione. Parlare di giustizia vuol dire parlare di fraternità. Un mondo di uguali è un mondo fraterno, e voi sapete che Francesco ha chiamato fratello le stesse creature umane, fratello sole, e non ha voluto chiamarsi abate, ha eliminato tutta la terminologia gerarchica, non era né priore, né abbas, né superior, frater. Ancora oggi i francescani formalmente si firmano con FR, che vuol dire fratello, anche se poi vengono chiamati padre, no? Oppure cardinali, però si firmano anche i cardinali, FR, fratello. Questa è la fraternità, che è la grande sfida, guardate, la più dimenticata, la rivoluzione francese, insomma, è poi questa, la fraternità universale. E l'ultimo tratto però è il perdono, l'antropologia quindi della benedizione, giustizia, fraternità e perdono, perché in un mondo dove la violenza e la forza sono gli elementi che gestiscono spesso l'umano, il perdono è il segreto per riattivare, per poter realizzare fraternità, giustizia, ecco, e benedizione. Ecco. La custodia del creato, concludo, per Francesco, consiste nel fatto che l'uomo è la voce, è quella creatura che può dare voce al creato, che è appunto, che esige la lode. L'uccello non può lodare il Signore,
se non in modo anonimo, silenzioso. Ecco, l'uomo è l'interprete del creato come benedizione. E l'uomo poi è il concreatore, il custode, insieme con Dio. Ma di questo parlerò oggi pomeriggio, insomma. Ecco, una ecologia della responsabilità. Ecco, l'uomo non è solo fruitore, ma è anche poi custode e concreatore del mondo. Bene, io vi ringrazio della pazienza così, dell'ascolto, possiamo anche parlare un po' tra di noi.